Ciao a tutti e grazie per avermi invitato a chiacchierare con voi in questo vostro secondo agorà delle comunità locali a Fiano, in Romagna. Grazie a tutti, grazie in particolare a Stefano che appunto mi ha dato fiducia e spero di dire delle cose interessanti. Ho visto che tra gli argomenti dei vari relatori che mi hanno preceduto e mi hanno seguito, purtroppo non essendo tra voi è difficile interloquire, si parla di resilienza, di permacultura, di economia autarchica, di autocostruzione e di decrescita. E io cerco di interpretare questi argomenti, queste cose, con i temi che mi stanno a cuore. E legati appunto, il nome dell'intervento che ho dato è appunto perché l'autosufficienza alimentare e energetica di un nucleo familiare, di una famiglia, e poi per arrivare a quello di una comunità. Allora, intanto io vi ho degli appunti e cercherò di seguirli per essere più efficace possibile, visto che purtroppo non sono in diretta con voi e quindi mi viene difficile capire le vostre reazioni e tutto, quindi ce la metterò tutta e abbiate pazienza se non sono efficace come vorrei. Allora, perché l'autosufficienza? Cominciamo dall'autosufficienza alimentare. Perché l'autosufficienza? Quali sono le ragioni che portano a scegliere di cercare un'autosufficienza alimentare? Autoprodurre il nostro cibo vuol dire agire in diversi punti, io ne elenco una ventina adesso più o meno, e ad esempio autoprodurre il nostro cibo migliora la qualità, perché avremo un maggior apporto di elementi nutritivi rispetto al cibo industriale e coltivare in modo sano aumenta la quantità di antiossidanti degli alimenti che noi andiamo poi a consumare. Quindi, primo punto, migliora la sua qualità. Il secondo punto, intesa come elementi a miglior apporto di elementi nutritivi. Il secondo punto è autoprodurre azzera i conservanti, i coloranti e l'eccessivo contenuto di zucchero. Nei cibi industriali ci sono tutti questi giustamente, sono presenti i conservanti perché il cibo industriale deve conservarsi a lungo. Invece un cibo autoprodotto ha una conservazione diversa e quindi possiamo evitare di utilizzare i conservanti, possiamo evitare completamente di utilizzare i coloranti perché non dobbiamo vendere, ma sappiamo perfettamente quello che andiamo a consumare, quindi non abbiamo bisogno del marketing per migliorare le caratteristiche di un prodotto. E poi l'eccessivo consumo di zucchero, perché quando la qualità degli alimenti è migliore, quando la qualità della materia prima che utilizziamo per fare un alimento è migliore, ecco che non c'è bisogno di migliorare attraverso lo zucchero le caratteristiche al palato di questo cibo. Riduciamo l'inquinamento del suolo e dell'acqua, perché se produciamo, autoproduciamo il nostro cibo senza l'utilizzo di concimi, di pesticidi chimici, ecco che non andiamo a inquinare le falde e non andiamo a inquinare il suolo e quindi per percolamento anche l'acqua. Inoltre, autoprodurre il nostro cibo riduce gli imballaggi e li riduce notevolmente perché sia quelli necessari alla conservazione che quelli necessari al trasporto. Perché la produzione avviene nella nostra casa, quindi non abbiamo bisogno di imballare per trasferire da un luogo all'altro il cibo che poi andiamo a consumare. Riduce anche per alcuni alimenti la catena del freddo. Se noi compriamo un asparago fatto in Perù, ecco che la catena del freddo è veramente importante, cioè conservare sotto zero un alimento che arriva da lontano tramite viaggi aerei, nave, camion, eccetera, sapete bene quanto energia consuma e quindi la catena del freddo diventa importante e quindi noi se per una corretta conservazione, invece se autoproduciamo non abbiamo bisogno di camion refrigerati, di frigo nei supermercati, di celle di produttori di frutta, eccetera. Però possiamo congelare il cibo che abbiamo prodotto in quantità superiore al nostro bisogno per poterlo conservare per l'inverno. Questa è una cosa diversa dal gestire una catena del freddo da un luogo a un altro del pianeta. Riduciamo i trasporti, naturalmente se riduciamo la catena del freddo evitiamo di comprare cibi che arrivano da lontano o autoproduciamo comunque, riduciamo comunque l'impatto dei trasporti perché a quel punto al limite compriamo qualche materia prima che ci serve da trasformare che non siamo in grado di produrre e quindi riduciamo i trasporti dal produttore alla nostra tavola. Aumentiamo i momenti conviviali, questa è la parte più bella, ritrovare il gusto di stare assieme e di porre il cibo al centro della nostra tavola e della nostra famiglia. E quindi diventa un momento di aggregazione, un'occasione di ritrovo, le famiglie si allargano con i vicini, in determinati momenti possiamo autoprodurre assieme insomma, le conserve, le marmellate, eccetera. E quindi diventa un modo per, da una parte, aumentare le nostre scorte di conserve e dall'altra parte per stare assieme in modo conviviale, per
scambiare pareri e scambiare anche conoscenze. L'unione, come si diceva una volta, fa la forza, e quindi anche in questo caso l'unione fa la forza. Un altro aspetto importante dell'autonomia è che permette di avere maggior consapevolezza dello sforzo necessario a preparare un cibo. Se noi sappiamo la fatica che facciamo per produrre un cibo, ecco che riduciamo gli sprechi, perché sapendo che fatica serve per fare una cosa, ci pensiamo due volte a sprecarla. Avvantaggiamo la cultura del recupero, perché recuperare gli avanzi aumenta la nostra creatività. Quindi un altro vantaggio dell'autoprodurre è che aumentiamo la nostra capacità di essere creativi e aumentiamo la nostra capacità di essere fantasiosi, e ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo nel metterci alla prova, nel cercare di ridurre gli sprechi e di recuperare gli avanzi. Aumentiamo la nostra creatività, quindi. E poi acquistiamo potere, un potere veramente inteso come positivo, nel senso che non dipendiamo da altri per mangiare, o minimamente, e quindi siamo dipendenti dai mercati, da quei mercati che trasformano il cibo in futures, esattamente come fossero delle merci e non un bene prezioso per il nostro futuro. Quindi il cibo, evitiamo di valutare il cibo come una merce, ma ridiventa il bene, un bene necessario alla nostra sopravvivenza. Ci prepariamo a un futuro, autoproducendo il nostro cibo, ci prepariamo a un futuro che necessariamente sarà con meno risorse. L'aumento della popolazione mondiale e una maggiore consapevolezza del ridurre la nostra impronta sull'ambiente ci porta a essere già preparati a un futuro, quindi ridurre e autoprodurre ci porta a affrontare il futuro con occhi diversi, e porta a questo punto anche a un aumento della nostra capacità di fare, e aumentare la nostra capacità di fare aumenta anche la nostra fiducia in noi stessi, e quindi riduciamo lo stress e le alienazioni di cui si può essere vittima nella società dei consumi. A questo punto guardiamo una cosa prettamente economica: riducendo i costi, perché autoprodurre ci permette di ridurre i costi oltre che migliorare la qualità, indirettamente aumentiamo le entrate, perché se riduciamo i costi è come se dall'altra parte avessimo aumentato le entrate. Con il risparmio possiamo scegliere di lavorare meno per il sistema generale e stare di più a casa, oppure lavorare di più a casa. Ci porta a ridiventare produttori e non solo consumatori, e questo è il modo migliore per ridurre il costo della vita e aumentare la nostra autosufficienza alimentare. Pensate che il 70% dell'economia americana è basato sull'acquisto di prodotti.